Il sistema linfatico è di forma tubolare ed è strettamente legato all'insieme dei vasi capillari che mettono in comunicazione il sangue arterioso con quello venoso. Il suo reticolato termina con grosse vene nella regione del cuore. In questo reticolato la linfa circola in senso unico e questo la conduce verso il centro della circolazione, verso il cuore. Il sistema linfatico è stato paragonato al sistema di evacuazione delle acque sporche perché riceve le acque di risciacquatura dei tessuti che sono bagnati dalla linfa. Se consideriamo questi piccoli canali come delle piccole fognature che asportano le impurità organiche, si può piuttosto dire che i gangli linfatici adempiono ad una funzione di sbarramento dei liquidi, che sono poi spinti attraverso filtri ed inviati di nuovo alla corrente del sangue venoso. I gangli linfatici sono situati nei gomiti, sotto le ascelle, nelle cavità delle ginocchia e nell'inguine. Si trovano in grande quantità nella parte anteriore del collo, davanti alle vertebre cervicali, nell'addome, nelle pieghe del mesentere, che tiene l'intestino tenue appoggiato contro la colonna vertebrale, e nel petto, fra i polmoni, nel mediastino. Ogni vaso linfatico attraversa uno o più gangli prima di arrivare a destinazione nelle vene. Le cellule linfatiche sono le sole a non avere pareti cellulari. Esse si muovono come meduse nell'acqua del mare. Quando, in qualche modo, si producono delle infiammazioni del nostro corpo, la linfa ha un ruolo di primaria importanza perché tutti i liquidi nocivi passano immediatamente nei vasi linfatici. I gangli hanno una speciale predisposizione alle infezioni a causa della natura della linfa che filtra attraverso di essi. Il sistema linfatico ha un triplice ruolo da assolvere. La linfa, che ha attraversato i tessuti, raccoglie il chilo dell'intestino elaborato nel corso della digestione e infine, tramite i gangli linfatici, genera le cellule linfatiche, identiche ai globuli bianchi del sangue.